Bene, iniziamo con dello squat per scaldare un po' le ginocchia. Oggi ci aspetta il Dirty 30, allenamento abbastanza importante. Proseguiamo con del Superman. Ricordiamoci di tenere bene duro il centro, stendere bene braccio destro e gamba controlaterale e viceversa. Ok? Bene l'unica sezione centrale del corpo. Proseguiamo con Hinge Row. Tengo bene le braccia estese, vado profondo, abbasso il bacino, anche in questo caso solidi sempre sulla parte del centro. Ricordatevi che quando iniziamo a fare riscaldamento la parte più importante è quella, cioè il primo fine è quello di innalzare la temperatura corporea, quindi diventa determinante contrarre anche attivamente, non soltanto per quello che ci è richiesto. Anche in questa fase che scaldiamo i posteriori della coscia, ricordiamoci sempre di respirare e contrarre. E qui partiamo col nostro lavoro. Affondi per dietro, 30 per gamba. Up, up, down, down, dalla posizione di plank, passo dall'appoggio dei gomiti, consigliato fare braccia alternate per non bruciarci subito i tricipiti. 30 per lato sono abbastanza importanti. Così come 30 pistol per lato sono abbastanza importanti. Procuratevi un box adeguato. Più prendo un rialzo basso, più faccio fatica, perché l'angolo risulta essere più chiuso. Handle list push-ups. Via le mani dopo ogni ripetizione, però quando vado in spinta, duro di centro, sono un blocco di marmo a partire dalla punta dei piedi fino ad arrivare alla punta dei capelli. Qui il row io lo faccio attaccato con un asciugamano al termosifone. Se avete un TRX potete lavorare anche col TRX, meglio ancora. Più vado sotto coi piedi, più mi faccio il mazzo. Sit-up. I talloni restano ben appoggiati al pavimento. Srotolo bene la colonna. Non c'è buco quando scendo. Contraggo in maniera aggressiva gli addominali. Fuori l'aria quando salgo. Mountain climber, frequenza, ampiezza, ricordatevi che sono le ginocchia che vanno al petto e non i talloni ai glutei. Salti, squat jump con ginocchia al petto, qui la frequenza cardiaca inizia a sparare. Proseguiamo subito con i 30 jumping jack per poi chiudere il lavoro con 30 burpee. 30 ripetizioni per ogni stazione, 10 stazioni, 300 ripetizioni, allenamento importante.